Con le strutture ricettive anche il settore della ristorazione a subire pesanti conseguenze della paura che si è diffusa per l'epidemia di coronavirus. In un periodo dell'anno che pur non è tra quelli di punta, anche i locali del centro storico di Pistoia stanno vivendo una situazione che crea enormi difficoltà all'economia. La gente tende a non uscire di casa, o comunque preferisce non frequentare locali affollati. Questo, anche dal punto di vista lavorativo, ci ha portato degli effetti negativi, perché per esempio sabato sera, una giornata dove di media noi lavoriamo con 55-60 coperti, abbiamo avuto un sabato con 18 coperti soltanto, e anche il resto del centro, anche altri colleghi hanno riscontrato lo stesso problema. L'osteria fortunatamente, diciamo, le prenotazioni resistono e non ci sono delle grosse differenze, le persone continuano a venire, mentre per la parte residenza è una tragedia perché nel giro di martedì e mercoledì abbiamo avuto le cancellazioni fino, sostanzialmente siamo vuoti e questo, diciamo, cioè io mi chiedo, ma se venisse la guerra nucleare, che si fa? Si fa il buco in terra fino al centro della terra? Cioè, non lo so, è un'influenza, però è un'influenza che viene gestita male dal punto di vista della comunicazione, perché non, cioè, è una cosa incredibile. Cioè, sembra quasi di dover andare nel lazzereto, di fare gli appestati di Manzoni, è una cosa insostenibile. Durante la settimana ancora non è che sia cambiato tantissimo, anzi, essendo inverno, insomma, è sempre un pochino così la situazione tranquilla, diciamo. Guardiamo ora questo fine settimana se cambia qualcosa. Per il momento non sembrerebbe un gran cambiamento, però vediamo appunto il fine settimana. C'è stata qualche disdetta di gruppi che avevamo prenotato, il lavoro ordinario c'è sempre fortunatamente. Noi abbiamo preso le nostre precauzioni, cioè abbiamo tolto cuscini, abbiamo tolto tutto quello che non può essere disinfettato al momento. Noi, quando arriva il cliente, prima che arrivi il cliente, disinfettiamo tavole e sedie, a banco ci laviamo le mani al disinfettante dopo ogni servizio al cliente e offriamo garanzia al nostro consumatore. Abbiamo visto le solite cose che succedono a febbraio, che è un mese un pochino morto. E siamo anche a fine mese, fino all'altra settimana qualche turista l'abbiamo avuto come cliente, ora da lunedì un pochino meno, però come ho detto c'è da calcolare che il mese di febbraio è sempre un mese un po' triste per noi che siamo al commercio.